Ciao Max. Ciao Maria, come stai? Ecco, Abbastanza bene, sì, tutto a posto, dai. un saluto a tutti quindi da Massimiliano Spiriticchio. E da Maria De Nicola. Sì, Abbiamo cominciato in maniera un po' insolita. mi è piaciuto cambiare un po' l'apertura, diciamo. Certo, perché noi non siamo mai sempre gli stessi e quindi ci piace un po' variare, essere variegati. Esattamente, sì. Come esattamente la persona che ricorderemo, che per noi è sempre viva in questa trasmissione, vero Maria? Allora, è una trasmissione che ormai saprete, parla di disabilità e relazioni sociali e cerchiamo di farlo sempre con positività, però io credo che ogni sentimento ha una sua bellezza. E credo che oggi a parlare sia un po' un sentimento di dolore, come è giusto che sia, perché oggi, diciamo, ci sono stati i funerali di Andrea Silvestrone e di due dei suoi bambini. E diciamo che quando si è trattato di scegliere cosa propinarvi, non abbiamo potuto far tacere una corda del nostro cuore che è molto dolente. Perché è giusto dare spazio anche a questi sentimenti. Cercheremo di farlo tenendo vivo il ricordo di lui, che è un ricordo di una persona positiva, di una persona viva, di una persona che non morirà mai nel nostro cuore, come è giusto che sia. Credo che lui oggi sarebbe molto felice di sentirci parlare così, quindi credo che sia nostro dovere dare spazio alle nostre parole e a quello che il nostro cuore in questo momento ci suggerisce. Certamente, Maria. E allora intanto andiamo un po' a conoscere Andrea. Ci racconti un po' chi è? Allora, è un campione paralimpico di tennis in carrozzina. Aveva una disabilità, appunto, come ci suggerisce il termine paralimpico, perché era affetto da sclerosi multipla e aveva anche un'altra patologia, che era una neuropatologia periferica, appunto, Sì. E che gli si era aggiunta alla sua prima diagnosi. che insomma era particolarmente importante purtroppo come patologia, vero? Sì, gli era stata scoperta e diagnosticata nel 2019 e lui si era ritrovato praticamente paralizzato, riuscendo per un periodo a muovere soltanto la testa e a comunicare attraverso gli occhi. E questo è quello che dico perché ho avuto il piacere di sentirlo parlare in numerose, cioè in tre in particolare delle sue testimonianze, che mi hanno visto parte del pubblico. In una delle prime testimonianze, dico e ammetto con grande orgoglio che mi sono commossa, perché mai mi era capitato prima, probabilmente, di sentire una persona che, riuscisse in qualche modo a far trasparire con questa lucidità, con questa voglia proprio di vivere. Una condizione che è veramente pesante, che era veramente pesante. Lui sottolineava una cosa che dico spesso, che quindi ho ritrovato un po' da specchio nelle sue parole, che era proprio il fatto che la disabilità sicuramente gli aveva inizialmente tolto, ma poi l'aveva in qualche modo compensato. L'aveva ricompensato di tutto, attraverso anche l'amore della sua famiglia e l'amore dei suoi figli. Che lo vedevano come un eroe. Un Un supereroe, sì. supereroe, noi In siamo abituati agli particolare, supereroi, quelli dei fumetti o della TV, invece. appunto, uno dei suoi figli sui social lo descriveva come un supereroe, perché siamo abituati a vedere tutt'altro genere di. Ad avere tutt'altro genere di tipologia di supereroe. E in realtà io credo che questi bambini
come tutti noi, siamo stati davvero fortunati, perché per un periodo della nostra vita, cioè abbiamo incontrato veramente un supereroe, una persona che nonostante la disabilità, nonostante avesse mille motivi per abbattersi, se vogliamo, poi riusciva a trovarne mille uno per rinascere e far capire la bellezza della vita. Sì, infatti, come dire, ci vuoi parlare innanzitutto dello sportivo, Andrea? Sì, allora, lui aveva conosciuto il tennis paralimpico grazie a numerosi incontri che aveva fatto, fortunati, diciamo, uno dei quali con Antonio Cippo, anche lui tennista paralimpico molto importante e conosciuto. Lui era riuscito ad essere, a diventare numero 29 nel ranking mondiale, e aveva vinto con Polidori il titolo italiano di doppio nel 2018, e raccontava come appunto lo sport gli aveva dato modo di farsi conoscere come persona. Appunto, come abbiamo detto tante volte, con lui l'atleta e la persona non incontravano una differenza. L'atleta e la persona erano praticamente la stessa essenza. E lui si definiva taxista di positività. Questa è veramente una cosa curiosa, taxista, perché il taxista è quello che ci porta un po' in giro, no? Quando andiamo in una città dove magari non conosciamo i posti e le strade, il taxista è quello che insomma ci risolve un po' questo problema, ecco. In generale lui veramente credo che riesca e sia riuscito a far vedere la vita come fosse veramente un percorso. E quindi non vedeva mai la fine, semplicemente perché considerava, e questo lo posso dire perché appunto sono rimasta folgorata in più occasioni dalle sue parole, la fine è sempre un nuovo inizio. Infatti parlare a voi di lui è un nuovo inizio. È un nuovo inizio, perché la fine terrena c'è stata purtroppo una grande tragedia, però le sue parole, quello che ci ha insegnato anche attraverso i suoi figli, attraverso quelli che appunto hanno avuto modo di vedere la sua bellezza, non deve finire e non morirà sicuramente, credo mai. È riuscito ad essere tennista, pianista, perché era sì, appassionato anche di musica, avvocato nella sua vita professionale, figlio, marito, padre, nonostante insomma tantissime la situazione fosse difficile e complicata. Eh sì, e ci sono alcune frasi sue che ci piace sottolineare. Una che a me colpisce in modo particolare, perché poi io penso che le frasi abbiano anche un potere enorme che è insito nella comunicazione, cioè i concetti poi vengono, come dire, capiti, interpretati e vissuti da ognuno nella sua specifica situazione. Per esempio, una delle frasi che lui diceva era che la fede provoca il miracolo. Tu come l'hai percepita questa frase? Allora, devo dire che, come sai, preparare questa puntata per me è stato veramente... Non è stato semplice, ma un carico emotivo molto forte, ma perché veramente credo che sia stato una persona veramente unica. Ho cercato di ripercorrere i ricordi delle sue parole, delle sue testimonianze. Non lo conoscevo benissimo, giustamente, ma attraverso le sue parole riconoscevo una fede, una fiducia nei confronti della vita, una fiducia nei confronti degli altri e una fiducia soprattutto nei confronti di se stesso e delle sue capacità, delle sue abilità.
e credo che il miracolo di se stesso sia stato proprio lui. Nel senso che non ho mai permesso a cose, a fenomeni, situazioni molto complesse di portarselo via, nel senso di arrendersi, di vederlo in qualche modo in una condizione di negatività. Lui si è sempre tirato su con la sua forza, con la forza di chi l'ha veramente amato. E la stessa forza oggi deve essere per noi un motivo di grande orgoglio, un motivo soprattutto di parlarne in questo modo come stiamo facendo. Eh sì, a me per esempio questa frase ha fatto pensare anche ad alcuni episodi evangelici dove ci sono delle guarigioni, no, operate da Gesù, e però la frase che lui dice in questi casi è: la tua fede ti ha salvato, cioè a parte la guarigione fisica hai avuto un qualcosa di molto di più, che è il dono della libertà, il dono dello il trovare tra virgolette serenità a prescindere, serenità, pace, da sì. un equilibrio a prescindere da una situazione che in qualche modo può squilibrare sicuramente l'animo di chi le prova, di chi la prova. Certo, e poi ci sono altre frasi, una in particolare è una frase su cui tra poco ci soffermeremo in modo particolare, perché la sentiamo molto, e perché insomma ci identifica un po'. Però io prima direi di fare un commento stavolta musicale, e stavolta l'hai scelto tu il brano. Sì, diciamo che è un po'... un saluto, credo che sia il miglior modo di salutare una persona così, di salutare delle persone così. Eh sì, allora ce lo annunci tu il brano? Ok. Ormai sei diventata una speaker, dai. È la prima volta, però ci provo. Ali di Rama. Ho scalato le montagne, immagino che hai sorriso quando ho detto di essere grande, invece no. E ora che non ho tempo, immagino la tua mano stretta che mi afferra, e ti porterò negli occhi miei e ballerò, sarò vivo e sanguinerò se colpi. Sembrano un miliardo e non le sentirò, giuro che non sentirò ogni lacrima che maledirò, solo per dirti che non ho paura, e quelle ali io le strapperò, perché indossarle è solo una tortura. E questo brano davvero sottolinea in maniera perfetta le cose che stavamo dicendo, e la testimonianza di Andrea Silvestrone, perché poi certe persone non muoiono mai, diciamo la verità. No, io penso che veramente non muoiono mai. Io, da quando è successo il fatto, ripercorro nella mia mente ogni singola parola che ho sentito dalla sua bocca e dalla sua testimonianza,
mi rendo conto che parole che sembravano dimenticate, perché effettivamente è passato tempo, non sono mai state dimenticate. E penso che questa sia la risposta migliore ad una situazione che sicuramente ci lascia increduli e addolorati. A volte i segni della vita non sai dove vanno a finire, dove portano. Sicuramente questo è stato un po' un tragico epilogo, perché non se l'aspettava nessuno. Però veramente non muore mai una singola parola di quello che ha detto. Rimarrà per sempre, ed è nostro compito di tutti, in generale anche, soprattutto penso di noi ragazzi che insomma condividiamo un problema, una qualche disabilità, portare avanti la sua voglia di vivere, quello in cui credeva, le numerose situazioni di volontariato in cui si imbatteva. Non muore mai questo deve continuare ad andare avanti. Questo compito mi sento di dire che lo dobbiamo condividere anche noi che vi accompagniamo. Esattamente, assolutamente, tutti. Certo. E, a parte il fatto che hai spoilerato un po' un commento di un nostro carissimo amico che si chiama Claudio Ferrante. Perché poi siamo tutti un po' collegati. Che in questi giorni, proprio commentando purtroppo questo tragico evento, ha detto che è nostro dovere proprio portare avanti la testimonianza di Andrea, perché lui lo conosceva e lo conosceva anche bene. Anzi, lo conosce bene. Insieme a Luca Pancalli, che è il presidente del comitato italiano paralimpico, che ha espresso ovviamente parole di cordoglio, ma si è soffermato, come ha fatto giustamente Claudio Ferrante, sulla testimonianza e su quanto oggi rimanga vivo Andrea. Ecco. E a proposito di, come dire, cose che lo fanno rimanere vivo, c'è una frase che secondo me dovremmo stamparci proprio da tutte le parti: meglio seduti che sedati. In quattro parole ha detto tutto, direi. Sì, e questo era lui, nel senso che credo che qui sia in qualche modo riassunta proprio la sua voglia di mordere la vita, nel senso di aggredirla in senso buono, di vedere nella vita sempre un'inesauribile fonte di positività, di risorsa, di voglia di fare tante cose, di voglia di fare del bene. È meglio essere seduti che in qualche modo inermi e passivi di fronte a una vita che scorre. Questa è l'eredità migliore che una persona possa lasciare oggi e a tante altre persone che hanno il compito di portare avanti il suo messaggio. Ma sai che questa frase un po' mi accompagna, ti dico la verità, anche in tutti i percorsi che stiamo facendo insieme. Spesso mi capita di incontrare persone che sembrano un po' sedate in realtà, e che poi tu in qualche maniera, anche con una semplice parola, con un semplice ascolto, tante volte l'ascolto fa... Riattivi, sì, ecco. È un attivatore meraviglioso l'ascolto. E poi anche magari una battuta scherzosa, piazzata al momento giusto, fa tanto. Qualcuno se ne intende di battute, Sì. Perché mi guardi? Perché mi sento un po' chiamata in causa. No, non sei stata chiamata in causa. Perché? Per niente. Assolutamente no, non intendevo chiamarti in causa. E comunque noi stiamo facendo questa puntata anche con questo tono scherzoso, perché Andrea è anche questo, è vero? Lui era vita. Ed è giusto ricordarlo così. Certo. Con il giusto dolore, con il giusto rispetto ovviamente nei confronti di quello che è successo, che veramente lascia attoniti. E quindi quella laurea honoris però causa che così lui ha avuto, trameritata, ma insomma... Sì, poi in quell'occasione lui ha detto anche un'altra delle sue frasi che a me piace, sì. Sono un grande colleziono attimi.
La vita è fatta di attimi, forse noi presi dal caos in cui siamo sempre immersi, le 3000 cose da fare, i nostri ruoli da interpretare nella vita, forse non ci accorgiamo che la vita è un insieme di attimi e che l'unico attimo, l'unica cosa che non dovremmo mai perdere è la nostra felicità e la felicità delle persone a cui vogliamo bene, a cui teniamo, a prescindere dal ruolo, a prescindere da quello che uno vuole fare nella vita. Quella è la cosa da non perdere. L'attimi sono la cosa che completa e fa parte della vita, rende la vita tale. In certi momenti bisogna dare valore alle persone a cui si vuole particolarmente bene, soprattutto in determinati periodi. Soffermarsi a pensare che al di là del nostro egoismo c'è la persona, una persona a cui vogliamo bene, ed è giusto che il bene vada dimostrato. Come oggi lui ci ha dimostrato tanto bene, e in qualche modo sono convinta che lo stia ricevendo, perché il bene torna sempre indietro. Però prima di tutto bisogna darlo, esattamente come l'ha dato lui è circolare. A noi. E allora noi non possiamo far altro che ricordare che chi volesse scriverci può farlo a radiosperanza@diocesipescara.it. Poi se uno ci vuole telefonare c'è lo 085 69 02 27, il numero per SMS e WhatsApp è il 331 398 96 98. Ci sono i nostri canali social, qua ti guardo, non so perché ma mi viene spontaneo. Prima di tutto c'è la pagina Facebook Radio Speranza, poi c'è Instagram Radio Speranza Pescara, così come il canale YouTube e LinkedIn. Ti guardo su Instagram. Sei diventato ormai sei un balletto preciso. Vedi? Sì, sto imparando bene. A memoria quasi, guarda. Benissimo. Poi c'è gli 87.6 MHz per seguirci con la radio, una frequenza FM, e poi ci sono tutte le piattaforme per seguirci in streaming, Radio Garden, TuneIn, Radio Italiane e tutte le altre piattaforme, insomma. Insomma, siamo presenti ovunque, cara Maria. Sì, sì, non ci facciamo mancare nulla. Mai. E allora, alla prossima? Alla prossima. Ciao! Ciao!